Si è chiusa come al solito con un grande successo di pubblico la festa dell'uva, del vino e dell'olio di Cigiano, quest'anno giunta alla 38esima edizione. Da tre giorni si era aperta il venerdì con il mini gruppo folk in palcoscenico, ovviamente applauditissimo, seguito dal concerto del gruppo bandistico. Al sabato poi, dopo l'ormai seguitissima camminata tra boschi e ulivi con tante tappe di ristoro lungo il percorso, è stata la volta della musica e della solidarietà. Si è ripetuto così il grande successo dello scorso anno con le band storiche degli anni 60 e 70 che hanno suonato in favore del Calcit, magistralmente presentate da Greta Settimelli e Carlo Benucci. Domenica poi, dopo l'apertura del secondo mercatino Pro Calcit, è stata la volta della sfilata dei trattori e mezzi d'epoca della collezione di Mario Lorenzini, nei quali hanno trovato posto anche bambini e bambine di Cigiano, e non solo, tutti vestiti da contadini e contadinelle che lungo il percorso hanno donato il simbolo della festa, cioè l'uva, a tutti presenti. Ma il clou è stato il pomeriggio, dopo il tradizionale pranzo con l'oscio al forno, dove le donne di Cigiano, dirette dal presidente della Proloco Ugo Vasarri, hanno dato il meglio di loro, così come hanno fatto nei giorni precedenti. È arrivata la banda di Lama con tanto di majorette, che ha fatto spazio nel primo pomeriggio alla sfilata del mini gruppo folk di Cigiano, con una miriade di flash e riprese televisive per immortalare questa loro prima uscita pubblica. Intanto Carlo Benucci, con il suo Gira la ruota, coadiuvato da Lucia e Michela, intratteneva i presenti e poteva portare tanti soldini al Calcit, superando di gran lunga il record dello scorso anno. Gran finale con musica e cabaret e soprattutto cena di chiusura, ancora una volta con il tutto esaurito.